Omicidio Pescara, le indagini convergono nel settore della macrocriminalità. Le vittime potrebbero essere state attirate in una trappola. Walter Albi non è stato ucciso per sbaglio, ma era un obiettivo del killer. Restano critiche le condizioni di Luca Cavallito. Nel pomeriggio, intanto, vertice in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da un lato lo sconcerto e dall'altro la preoccupazione nelle reazioni in città. Il sindaco Masci: servono più uomini e mezzi per la sicurezza urbana. Le associazioni dei commercianti parlano però anche di episodio isolato. A Pescara il tessuto sociale è sano. Protesta pacifica degli OS dinanzi all'emiciclo, dove si è riunita la commissione con i manager, l'assessore Verì, alla Regione Abruzzo e alle ASL. Chiedono di procedere con l'assunzione dei vincitori e con lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto dalla ASL di Teramo. E intanto nel pomeriggio in commissione è stata approvata la risoluzione. Goletta verde di Lega Ambiente in questi giorni in Abruzzo lancia l'appello alle istituzioni regionali. C'è un forte ritardo nel cogliere le grandi opportunità dell'energia eolica offshore. Su questa rinnovabile non c'è alcun progetto sul territorio. Buonasera a tutti voi dal TG8. Continuano le indagini a tutto campo da parte degli investigatori dopo la sparatoria di ieri sera a Pescara, in cui è stato ucciso Walter Albi e ferito gravemente Luca Cavallito. Gli ultimi sviluppi potrebbero far pensare al fatto che le vittime siano state attirate in una trappola. Nel pomeriggio intanto si è riunito in prefettura a Pescara il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta da Pescara con Luca Pompei, che saluto. Buonasera Luca. Sì Paolo, noi siamo collegati davanti alla prefettura di Pescara, dove nel pomeriggio si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, una riunione convocata d'urgenza dopo il terribile agguato di ieri sera. Ma a proposito dell'agguato del bar del parco, Paolo, ci sarebbero sviluppi importanti. Ovviamente la procura mantiene il più stretto riservo, ma ci sono indiscrezioni importanti. Intanto gira già sui social ed è già virale il video delle telecamere a circuito chiuso di quanto accaduto ieri sera. E allora proviamo a descrivervi quanto accaduto, visto che il video ovviamente non può essere reso pubblico. I due, Luca Cavallito e Walter Albi, sono seduti uno di fianco all'altro al tavolino. Sul tavolo una teglia con 12 pizze, segno evidente che stanno aspettando qualcuno, un appuntamento forse, e questo lascia intendere che i due potrebbero essere stati attirati in una trappola. A un certo punto i due si alzano di scatto perché il killer è già arrivato, è già cominciato a sparare. Dopo una prima raffica, il killer, un uomo basso di statura con un giubbino nero, dei blue jeans chiari e un casco bicolore, entra dentro, finisce i due. Per Walter Albi ovviamente il colpo fatale, quello alla testa, altri colpi scaricati su Luca Cavallito, e prima di andare via prende i due cellulari e si dà alla fuga. Si vede anche gente intorno presa dal panico, chi scappa, chi si nasconde sotto i tavolini. Questa dinamica, Paolo, rende più chiare le cose, perché a questo punto l'idea che Walter Albi possa essere stato ucciso per sbaglio decade totalmente. Walter Albi era sicuramente un obiettivo insieme a Luca Cavallito. Da questo punto di vista la procura sta indagando su una presunta doppia vita di Walter Albi. Per quanto riguarda Luca Cavallito, per lui già erano noti i suoi precedenti nel mondo della droga, ma a questo punto Walter Albi probabilmente conservava un segreto di una presunta doppia vita, anche questa in qualche modo legata al traffico di stupefacenti
Si tratta di stupefacenti anche di un certo valore, non certo hashish o marijuana, e questo fa comprendere che la pista sia quella della macrocriminalità, che il killer sia un professionista per come è agito e che in qualche modo abbiano pagato le due vittime uno sgarro. Tra l'altro, particolare non di poco conto, Walter Albi è stato ucciso il giorno del suo compleanno. Nel codice mafioso, uccidere qualcuno il giorno del suo compleanno è un segnale preciso ai parenti, che si ricordino per tutta la vita che cosa è accaduto il giorno del compleanno del loro caro. Intanto vi ripropongo la testimonianza importante dell'avvocato Vittorio Lapiscopia, che ieri sera era presente sul luogo dell'agguato nel parco giochi Kidland, dove insieme ai suoi figli stava partecipando a una festa di compleanno. Ascoltiamolo e poi la linea può tornare allo studio. Ci puoi raccontare che cosa insomma, hai percepito in quei momenti così drammatici? Guarda, noi abbiamo sentito distintamente tre colpi di pistola, poi una pausa e altri quattro colpi. Lì abbiamo capito che non erano petardi, perché all'inizio mai uno poteva immaginare fosse una situazione del genere. Poi si è scatenato il panico, perché abbiamo visto la gente scappare dentro gridando "c'è un pazzo che sta sparando", quindi la prima cosa che abbiamo fatto è mettere al sicuro i bambini. Ci siamo chiusi dentro, poi nell'immediato sono arrivate le pattuglie, hanno circondato la zona, ambulanze, e poi pian piano è emerso. Addirittura c'era la mamma di un bambino che se l'è trovato davanti, un uomo con un casco nero e un giubbino a manica lunga, probabilmente a coprire dei segni di riconoscimento. Ma nell'immediato è stato il panico generale. Grazie a Luca Pompei. Stamani Pescara si è svegliata ancora sconcertata ed in parte anche preoccupata per l'accaduto. Si scatenano i dibattiti sui social. Oggi, a margine della presentazione della notte dello shopping, Massimo Profeta ha raccolto anche le testimonianze dei commercianti a fianco di quelle degli amministratori. Sentiamo. Sgomento, preoccupazione ma anche incredulità, scene del genere del resto non si erano mai viste in una zona centrale davanti agli occhi di tanti bambini, un vero e proprio agguato, un morto e una persona in gravissime condizioni. Diversi gli interrogativi, diverse le domande che abbiamo girato ad amministratori, politici e rappresentanti dei commercianti. Cominciamo dal sindaco Carlo Masci. Io faccio l'appello alle forze dell'ordine, agli organi periferici dello Stato, allo stesso Ministero degli Interni, perché occorre più personale.